Dormi sepolto in un campo di grano. Il 23 marzo ricorre il centesimo anniversario, il centenario della nascita, e stasera vogliamo ricordare un gigante del cinema italiano con i suoi tre figli, Ricky, Maria Sole e Gianmarco Tognazzi. Grazie. Grazie. A Ugo Tognazzi, che è stato uno dei nostri mostri sacri del cinema, uno dei più grandi interpreti della commedia italiana, del cinema popolare, del grande cinema d'autore, vogliamo dedicare queste immagini. Prematurata la supercazzola o scherziamo? Chi sei? Chi sono? Ma cosa fa lei qui? Lui è un'eccezione. Lui è un campione. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due oppure in quattro, anche scribai come Fallina, come antifurto, per esempio. Evviva l'obbedienza! Evviva il comando! Lo vedi, Tito? Lo vedi che stuzzica? È prematura anche. Stop! Ecco, fermiamo un momento. Qui sto proprio scendendo gli ultimi gradini del coglionismo umano. La cucina è il tuo regno, sicché... Sì, tu fai la vedette sulla scena e io la faccio qui. Adesso dobbiamo mettere subito in cantiere un altro bel film drammatico. Chi sa far ridere sa fare anche piangere. Io sono stufo, e non sono il solo, di essere il difensore di leggi che proteggono una società che fa schifo. Io ho 25 anni. Io oggi. Grazie. E giovedì prossimo, dico al pubblico che ci sta seguendo, giovedì prossimo 17 marzo andrà in onda in prima serata su Rai 2 La voglia matta di vivere, un film documentario di Ricky Tognazzi sulla vita di vostro padre, che è un racconto che non segue, diciamo, un criterio cronologico, ma emotivo. E si è partito infatti proprio dall'ultimo commovente saluto a cui hanno partecipato poi moltissimi colleghi, amici. Sì, siamo partiti nemmeno dal funerale. Ancora dopo, diciamo così, dal cimitero, perché c'era un'antica diatriba tra me e Gianmarco, perché non si sa perché è matto Gianmarco, non si sa perché non voleva mettere la data. Allora ho detto, guarda che è il centenario. Ma neanche il nome. Neanche il nome, vabbè. Ho detto, guarda che è il centenario di Ugo Tognazzi, dobbiamo, il nome c'è, mettiamo la data. No, non mettiamo la data. Alla fine, di nascosto, ho mandato uno scalpellino, telecamera e tutto, li ho convocati e abbiamo cominciato, diciamo, questo viaggio a ritroso. Sai che vedendo il tuo bellissimo documentario, viene fuori, ovviamente, un grandissimo, vostro padre, un grandissimo attore, in grado di rappresentare, di interpretare ruoli drammatici e ruoli comici con la medesima intensità. E Gianmarco spesso dice era un fuoriclasse non solo nello spettacolo. Che cosa vuol dire questa frase, non solo nello spettacolo? È che era un fuoriclasse nella vita, è stata non solo un padre, è stato la persona che, come dice spesso Ricky, ci ha fatto ridere di più. Non è stato un vero padre, è stato un amico, è stato molto assente ma allo stesso tempo presente. È stato un grande anticipatore, è uno che ha raccontato attraverso i personaggi, il suo stile di vita ha cambiato e ha anticipato i tempi. Che cos'è l'ugoismo? È l'ugoismo. Cioè lui sosteneva una cosa abbastanza assurda, diceva, ragazzi, dice, sappiatelo che per rendervi felici, perché non è facile, e poi noi, c'è anche Thomas che ci sta guardando dalla Norvegia. L'altro fratello, salutiamo Thomas. Che tra l'altro stasera è candidato ai BAFTA come miglior produttore dell'anno. Ah, però. E va anche agli Oscar contro Sorrentino, quindi io quest'anno... Siamo un po' divisi. Siamo un po' divisi. Io personalmente credo che farò il tifo per Thomas, anzi sicuramente. E insomma dice, no, perché io sono... Una famiglia
che come no, lui diceva sono un ricco sono un che mantiene una famiglia la sanno malissimo, ecco, sanno malissimo. Io sono un poveraccio che mantiene una famiglia di ricchi. Questo disse. Allora, per poter mantenere la famiglia di ricchi, bisogna essere egoisti. Cioè, lui dice: se non sono felice io, certo, come faccio a rendere felici voi? Quindi, innanzitutto, si autocompiaceva e faceva di tutto per rendersi felici. Di conseguenza, arrivava tutto il resto. Della Invece, Maria Sole, tu hai detto che tuo padre l'hai conosciuto veramente solo quando non c'era più. È vero, ma io ho fatto l'esperienza di Ricky ormai 10 anni fa, credo, 12. Sì, è vero che avevi fatto il tuo film. Che portai qui, fra l'altro, se non ricordo male. E questo documentario, che invece il suo è più bello, perché il suo è per i 100 anni ed è per la nascita. Il mio era un po' più triste perché era per i 20 anni dalla scomparsa di papà. Ma in quell'occasione... Il suo è bellissimo. Sì, adesso però adesso non fate così. No, adesso sono adesso... cavoli miei, tu capisci. Sì. Arrivare dopo la sorellina, No, vabbè, ma non è vero. Però io ho avuto una grande fortuna che in quegli anni sono riuscita ad intervistare tutti i grandissimi registi che oggi purtroppo non ci sono più, che ancora c'erano, Bertolucci, Scola, Monicelli. E quello che mi interessava da piccola regista era capire che tipo di attore fosse papà. E loro mi raccontarono aneddoti personali, privati, ma anche sul lavoro, meravigliosi, e per me quella è stata un'iniziazione. Io, che non avevo visto i film di mio padre fino a dopo la sua morte, e ho cominciato a studiarlo e a conoscerlo dopo, negli anni, attraverso i racconti, attraverso queste grandi personalità che ho avuto il privilegio di poter incontrare, finalmente ho ridialogato con lui, ed è stato per me un motivo di emozione enorme. Maria Sole, hai detto che hai scoperto, vedendo i suoi film, quanto c'era di vero di lui nei suoi personaggi. Sì. E hai citato in particolare dalla Tragedia di un uomo ridicolo una scena, quella della lettera. Hai detto: quando l'ho rivista ho capito che era lui. Allora io me la sono andato a rivedere e l'ho trovata così fantastica quella scena, che ho detto: facciamola vedere a tutto il pubblico di Che Tempo Che Fa. E allora volevo mostrarvela, appunto, dalla Tragedia di un uomo ridicolo. Prego, Tognazzi legge la lettera del figlio rapito, che è Ricky. E si vede il primo minuto e poi basta, rapito, protagonista assoluto. Beh, finché però gli valse la Palma d'Oro a Cannes come miglior attore. A Ugo, non a meno. Beh, sì, certo, guardiamola. La ragazza a Cherbourg ti avevano dato il soprannome di Impazienza. Ora ti prego di essere paziente. Qui non mi trattano troppo male, ma al buio ho delle strane vertigini. E di notte mi piscio addosso, come da bambino. Mi dicono che 1 miliardo basterà. La prossima lettera conterrà le istruzioni per la consegna del denaro. Ti supplico, eseguite la parola per parola. Ti abbraccio forte, cara Impazienza. Un forte abbraccio anche a papà, Giovanni. No, questo non c'è scritto. L'ho aggiunto io. E simula la lettera indirizzata alla madre. Mamma mia. Era forte, fortissimo. Bella storia di un rapimento. Fortissimo. Poi Bertolucci al suo massimo. Gianmarco, perché lo chiamate tutti Ugo e non papà quando parlate di lui? Ma io ognuno sostiene un motivo diverso. Io ne ho il mio. E il tuo qual è? È che quando, allora, lui era talmente, come dire, così nazional popolare, così amato da tutti, quando si usciva era Ugo, sempre, no? Ovunque. E quindi quando tu lo chiamavi papà, siccome lui era molto concentrato sulle sue cose, specialmente sui libri di cucina, non rispondeva. Allora, papà, niente. Ugo,
E allora vedi che per avere l'attenzione chiamarlo direttamente Ugo ti faceva avere un attimo prima la sua attenzione, tutto qui. Tu hai girato, tra l'altro, nel documentario di Ricky, La voglia matta di vivere, giovedì su Rai 2, tu avevi girato delle scene amatoriali a casa, ci sono molte scene di famiglia girate da te. Sì, io sono l'archivista, quello che in realtà le giravo anche in passato, ma mi piace anche archiviare il materiale, molto materiale, per esempio. Il grande operatore, quello che ha veramente tenuto, lui ha messo a posto l'archivio, che tu sai quanto è difficile proprio mettere in ordine, no? Tanto materiale. Certo. Però il grande raccontatore, il grande operatore alla macchina, il fratello di Franca, che purtroppo non c'è più, Valerio Bettoia, a cui ho dedicato il film. Abbiamo preso un momento del documentario in cui sei tu che stai parlando con tuo padre, e cena di famiglia, vediamolo, prego, dalla voglia matta di vivere. Ho fatto degli agnolotti alla salsa di noce, ma abbiamo pensato che, essendoci poi un una tacchina farcita totalmente dissossata alle castagne. Pure con contorno di patatine. Cazzo, vi volete far morire? E ogni tanto si inginocchiava davanti al frigorifero, diceva: questa è la cappella di famiglia. Torta diciottennale. Madonna, no? Che brutte queste cose. 18 cantele che ha preso da Domenico. Torda. Una grande torda con 18 cantele. Ma chi fa i botti? Ragazzi, prendete le bottiglie e fate i botti. Dove va? Scusi? Dove sta andando? Scusi? Dove va? Al cesso. No, diciamo che ho colto dei momenti di intimità. Molto. Era la tua festa. Erano i miei 18 anni, però prima stavo dicendo con Ricky e Gianmarco che ogni tanto mi chiedono, no, cosa ti ricordi? E c'è un compleanno, credo, dei 7 anni, questo era dei 18. C'è anche quello. Se posso raccontarlo è brevissimo. Prego, come no, le tartine. Ah, lo sai? C'è nel documentario. Ah, c'è nel documentario. Tu non l'hai visto? No, non lo racconto. No, lo racconto. Racconta. Allora, miei 6-7 anni, non ricordo, più o meno 7 anni, a Velletri invito dei bambini, degli amichetti della scuola per la festa, e c'era papà in quell'occasione e dice: non me ne occupo io della festa, del pranzo. Prepara un buffet e invece di fare i piccoli panini con il salame, con il prosciutto, con queste cose qui, pensa bene di fare delle tartine con il fegatini d'oca. I bambini iniziano a vomitare dietro la siepe. Tartufo, fegato d'oca. Che è una cosa raffinatissima. Io mi alzo in piedi, corro dietro, entro in cucina, dico: scusami papà, ma che cosa è successo? Cosa hai cucinato? Che cosa hai combinato? I bambini stanno sputando dietro le siepi. Lui mi guarda e mi dice: ma era un foie gras pazzesco. Scusami sole, ma i tuoi amici hanno dei gusti di merda. Avevo 7 anni. Poi vi ha fatto mangiare anche l'ippopotamo, di tutto avete mangiato. Sì, alla pizzaiola. L'ippopotamo alla pizzaiola. Che... non sapeva come farlo. È difficile trovare una ricetta. Perché nel film viene fuori questa cosa, che lui rivendicava proprio come gesto politico il diritto... Alla cazzata, sempre. Certo. Come il diritto di un uomo, di un comico, di un artista. Uno ha il diritto... a farla come gli va, certo, assolutamente. E quindi però sulla cucina non si poteva scherzare. No. Quello invece era un argomento da cui poi anche il titolo che avete scelto, perché c'era questa bulimia proprio di vita, no? Certo. Cioè, su quello non si poteva scherzare. No. Tu sai che non so se l'orario è buono, ma insomma. Alla fine di ogni cena c'erano dei bigliettini che venivano dati ai 12 apostoli. Sì, cioè gli invitati. Gli invitati, ma lui era naturalmente il 13°, che sappiamo tutti chi era. Vabbè. E i 12 apostoli avevano ognuno un bigliettino. Quindi quando arrivava la pasta e fagioli, tutti votavano segretamente. Davano il voto al piatto. Sì. Al piatto. E i voti partivano da... Eccezionale, ottimo. Buono, mangiabile, cagata... Grande cagata, grandissima cagata. Inventato da Villaggio. Villaggio, che era il più perfido. Certo. Allora, a un certo punto, su sta pasta e fagioli, cominciano a leggere i bigliettini e tutti, con Villaggio che aveva concertato la cosa, hanno votato grandissima cagata. Ha preso, ha raccolto i bigliettini e se n'è andato a dormire. Ha abbandonato tutti. Villaggio maliziosamente sostiene che
ha portato i bigliettini dal grafologo per individuare esattamente il colpevole. Allora, vediamo ancora una scena, appunto, a casa, a Torvaianica, quello che veniva chiamato il villaggio Tognazzi, pranzi, cene e competizioni sportive, fra tutte c'era il leggendario torneo di tennis con in palio lo scolapasta d'oro. Vediamo un momento ancora da La voglia matta di vivere. E ti ricordi quel doppio misto Tognazzi-Panatta contro Villaggio, vestito da donna, anche sì, lui. Vestito da donna, e Pietrangelo? Era molto divertente l'idea che ci fosse un grandissimo spettacolo con tutto quello che accadeva, dalla frusta di Anthony Quinn all'elefante. Ma l'atmosfera che si creava, perché poi ci davano le magliette, le biciclette da corsa, si arrivava al traguardo con tutte le ragazze, pompon, cioè, la festa assoluta. Ed era così divertente, ma nello stesso tempo poi cominciamo a vedere, oh, ma quello è Tognazzi, ma quello è Pontecorvo, ma quello è Monicelli, ma quello è Troscola, oh cazzarola. Confessami. Michele confessa che un anno non andò a Venezia, che ci aveva in concorso il Prato dei Taviani, non ci andò per poter partecipare al torneo di tennis, allo scolapasta. Da guardare queste immagini di quel cinema italiano clamoroso, mamma mia, una cosa pazzesca. Senti, ti interrompo. Guarda qua. Gassman ne disse una meravigliosa un giorno. Prima c'era un'immagine con lui con un salame. Col prosciutto. E ricevendo questo prosciutto gli hanno dato il microfono in mano e lui ha detto di fronte al pubblico, ha detto: scusatemi, non sono abituato a parlare in pubblico. Veramente una battuta surreale. Ringraziando per il prosciutto. Maria Sole dice che si portava i personaggi a casa e che infatti una volta ti è venuto a prendere a scuola in paillette rosa quando si girava il vizietto. Era il periodo del vizietto, sì, arrivò alla scuola. Peraltro noi andavamo a scuola a Castel Gandolfo, la scuola del Papa, e diciamo sì, che è vero, le suore si girarono un po' così. Io dissi: ma papà è fatto a mille volti. È avanti mio padre. Ma è vero. Beh, ce n'è una più grave. Io sono praticamente stato linciato all'entrata sempre di scuola quando gli venne la brillante idea di fare lo scherzo del male, Ugo Tognazzi, capo delle Brigate Rosse. Allora, il Male era un giornale satirico che intitolò, appunto, un titolo come se fosse verosimile. Sì. Cioè, no, molto verosimile, sì, perché era paese pubblicarono le testate dei giornali veri, lo scritto il capo delle BR, se ne parlò lunghissimamente in quel momento. Sì, anche perché era proprio, diciamo, nel 79-80, insomma, un periodo molto, molto... E non c'era in quel momento i social che poteva dare la fake news. Il fondo di Vianello io l'avevo sempre sospettato. È pazzo ma lo perdono. È pazzo ma lo perdono. Quello è Saviano, ti ricordi? Come Saviano, no? Il grande Sergio Saviano, come no? Assolutamente. Allora, io direi, si potrebbero dire ancora tante cose, però non ve le dico tutte perché sennò... Spoiler. Spoiler tutto. Diciamo che però fra le altre cose che vengono fuori era anche la grande generosità. Sperimentatore sempre, ha dato sempre grandi chance alle opere prime, ai giovani registi, si è messo sempre in gioco. Ha sempre scelto ruoli difficili, grotteschi all'estremo, ruoli che uno non avrebbe mai voluto interpretare, sembravano proprio delle sfide che voleva a tutti i costi accettare. E io volevo far vedere ancora una cosa prima di salutarvi. 1981, la tragedia di un uomo ridicolo, abbiamo visto prima l'immagine di Bertolucci, viene premiato a Cannes e da La voglia matta di vivere giovedì su Rai 2 guardiamo queste immagini. Prego. Lui adorava il popolo francese e il popolo francese adorava lui. Ancora oggi tutti si ricordano di Ugo Tognazzi. Mi sentivo così inutile e ridicolo. Sono contento di morire, ma mi dispiace. Mi dispiace di morire, ma sono contento. Prix d'interprétation masculine, Ugo Tognazzi.
dans le film La tragédie d'un homme ridicule de Bernardo Bertolucci. Je vous demande une chose. C'est vrai ou c'est une blague? Parce que si c'est une blague, je me vais à suicider sur la Croisette avec une fourchette et des spaghettis, naturellement. Gigante. Era, mi pare, la dodicesima volta che andava in concorso, quindi... Accidente, sì, quella volta disse, questa volta ho vinto, insomma. C'è anche nel film la paura che aveva di essere dimenticato a un certo punto della sua carriera negli ultimi anni. Voi, peraltro, avete invece poi inaugurato la Casa Museo. Sì, sì, sì. Sì. Marco cura. Nella casa dove siamo cresciuti a Velletri. Una volta devo venire assolutamente. Mi farebbe molto piacere. L'abbiamo trasformata in un modo per poter vivere Ugo in una maniera molto informale. C'è la ricostruzione di quello che è stata la sua carriera sulle pareti, però tu vivi anche la casa dove lui ha poi concepito tutto questo amore per la terra, per l'azienda agricola, che poi gli doveva dare il cibo da cucinare. Per far vivere da ricchi. Un povero che manteneva una famiglia di ricchi. Tra l'altro mi fa piacere ricordare che al cinema sei tu adesso al cinema con C'era una volta il crimine, il terzo capitolo, che è uscito al cinema il 10 marzo, della saga di Massimiliano Bruno. Ormai ecco qua la locandina e io torniamo al cinema, mi raccomando, che è importante. Assolutamente sì, in questo periodo poi. E io volevo chiudere con tutti voi con una domanda, perché intervistato dalla TV svizzera vostro padre nell'87, gli chiesero cosa ha insegnato ai suoi figli e lui rispose niente. Siete d'accordo? No. Beh, lui non era un maestro, nel senso che non voleva insegnare niente a nessuno, questa è la verità. Però era inevitabile. Lui portava il lavoro a casa come quei sarti che portano gli orli da cucire, eccetera. Parlava della giornata di lavoro, di quello che doveva fare il giorno dopo. Quindi ci ha proprio indotto, ci ha proprio regalato la passione per questo mestiere. Quindi ci ha dato tutto. A te cosa hai insegnato? Tutto, tutto. Quindi la libertà di espressione, il coraggio di essere sempre se stessi. Mi ha insegnato tutto, l'ironia, l'intelligenza, il ragionamento rapido, veloce. Suo malgrado mi ha insegnato tutto. E Marco? Quello che hanno detto loro in una forma proprio veramente trasversale. Cioè era un uomo che in qualche modo si faceva spiare e che aveva un lifestyle talmente importante, talmente naturale, che ti veniva proprio, come dire, la voglia di seguire quel modo di essere, quel modo di rapportarsi, quell'apertura e quella generosità nei confronti della gente che secondo me l'ha reso accessibile a tutti. Grazie, giovedì Rai 2. Grazie molto. Grazie Gianmarco, grazie per essere venuto. Questi grazie. Colori non sono una botta di vita. Abbiamo apprezzato. Si può essere pacifisti e schierarsi allo stesso tempo, quindi questo è un invito anche al pubblico. Grazie Ricky. Grazie. Filippa.